A volte il nostro iPhone, che di solito funziona così bene, potrebbe incorrere in alcune problematiche, come ad esempio rimanere bloccato sul logo della mela o ancora nella modalità di recupero. Eseguire il soft reset con i tasti di iPhone. Scopriamo come eseguire un soft reset prima con i pulsanti di iPhone e poi con un programma che si chiama ReiBoot per risolvere eventuali errori del sistema operativo iOS. Per eseguire un soft reset con i nuovi iPhone dobbiamo premere il tasto laterale su del volume, il tasto laterale giù del volume e poi velocemente schiacciare e tenere premuto il pulsante laterale di accensione. In questo modo attenderemo che iPhone si riavvii, quando si spegne possiamo smettere di tenere premuto il tasto e aspettiamo la procedura di riavvio. È possibile che ci impieghi un pochino più del solito, ma niente di preoccupante. Quando comparirà il simbolo della mela, dovrebbe poi riavviarsi normalmente avendo risolto alcuni errori di sistema. Come fare il soft reset su iPhone con Tenorshare ReiBoot? Una volta aperto il programma ReiBoot, seleziona la voce e entra in modalità di recupero per mettere in recovery mode il tuo iPhone. Una volta entrati in modalità di recupero, premiamo sul pulsante Sì e clicchiamo sul pulsante Uscita dalla modalità di recupero per far riaccendere il nostro iPhone. Bene, abbiamo eseguito un soft reset su iPhone senza premere nessun pulsante. Non importa che modello di iPhone utilizziamo, se rimane bloccato in modalità di recupero, possiamo collegarlo al nostro computer e uscire dalla modalità di recupero con il programma ReiBoot di Tenorshare. Semplicemente collegando il telefono e premendo sul pulsante Esci dalla modalità di recupero. Se il tuo iPhone rimane bloccato sul logo della mela, allora possiamo provare il metodo di riparazione standard, sempre con ReiBoot di Tenorshare. L'opzione di riparazione standard risolverà i maggiori problemi di iPhone senza cancellare i dati. Nel caso il nostro telefono non venga riconosciuto, ReiBoot mette a disposizione diverse procedure per poter far riconoscere il nostro dispositivo al Mac o al computer. Quindi proseguiamo con queste istruzioni, ad esempio. Colleghiamo il dispositivo al PC tramite il cavo USB, premiamo il tasto del volume su e poi il tasto del volume giù e teniamo premuto il tasto laterale fino a quando lo schermo diventa nero. Continuiamo a tenere premuto il tasto laterale fino a che non compare il simbolo della Apple. Quindi rilasciamo il tasto di accensione quando sullo schermo compare il logo connetti a iTunes o al computer. Premiamo quindi sul pulsante blu. Dopodiché iniziamo il download del firmware. Ci vorrà un po' di tempo in base alla velocità della nostra connessione e del peso del nostro firmware per iPhone. Quindi, arrivato alla conclusione, si avvierà la riparazione standard del dispositivo. Questa riparazione richiede qualche minuto e andrà a sistemare i problemi principali di iPhone, come ad esempio il fatto che fosse bloccato sul simbolo della mela. Mentre la riparazione è in corso, non scolleghiamo iPhone dal nostro Mac o dal nostro PC e attendiamo i suoi normali riavvii durante la procedura. Quando la riparazione sarà completata, comparirà il messaggio di riparazione avvenuta con successo, quindi possiamo utilizzare normalmente il nostro iPhone. In descrizione trovate il link per scaricare Tenorshare ReiBoot in modo da poter ripristinare e risolvere i problemi presenti sul vostro iPhone. Speriamo che il video vi sia stato utile. Ci vediamo nel prossimo tutorial.